Ben ritrovati, alcuni dei momenti della splendida giornata di sport e di pallamano che abbiamo tutti quanti vissuto domenica in occasione di Italia-Francia, andata in scena al Palasport di Pescara. Un saluto a Matteo Aldamonte. Ciao a tutti. Abbiamo ancora negli occhi, nella testa, insomma, una splendida cornice di pubblico, ma soprattutto il grande spettacolo offerto dalle due squadre. Sì. Non soltanto dal Dream Team francese. Assolutamente, è vero. L'ho detto poi parlando nell'intervista con Riccardo Trillini. Da un lato abbiamo visto la squadra medaglia d'oro alle Olimpiadi e questo è uno spettacolo già di per sé, e dall'altro però abbiamo visto un'Italia che non è stata per niente rinunciataria, che ha giocato la sua partita, lo ha fatto non solo con il coraggio, perché quello possono averlo tutti, no? Da un punto di vista sportivo, ma anche con delle idee di gioco secondo me ben precise. Vediamo cosa ne pensa al proposito Riccardo Trillini, direttore tecnico delle squadre nazionali, a margine di una settimana, coach, particolarmente intensa e impegnativa, perché è vero, come è vero, che insomma gli occhi, il pensiero di tutti è rivolto alla partita contro il Dream Team francese, ma prima di quella partita c'era stato un altro test altrettanto significativo e importante in Polonia, a Katowice, contro la formazione polacca, che non è poi così tanto da meno rispetto alla squadra nazionale francese. Riccardo. Ciao a tutti, grazie Marcello. Sì, in effetti è stata una settimana particolare, perché fin dall'inizio c'erano negli occhi dei ragazzi la volontà, la voglia, il desiderio di affrontare la Francia, nonostante sapessero quanto la partita con la Polonia fosse importante. Per cui poi subito abbiamo dirottato le nostre attenzioni sulla Polonia e abbiamo preparato abbastanza bene quella partita. E ci sono stati, appunto, è stata una settimana dai due volti. La prima molto agonistica fino alla partita con la Polonia, e poi dopo, ecco, c'era da giocare questa partita dove era, sì, una festa. Non mi vergogno a dire che anche i ragazzi pensavamo di stare in una festa. E il fatto che poi alla fine tutti quanti, compreso voi, avete apprezzato che lo spettacolo è venuto da entrambe le squadre e soprattutto anche dal livello del gioco, questo fa enorme piacere. È lecito, oltre che giusto, Riccardo, in questa fase anche di crescita, se vogliamo, della nazionale senior, accontentarsi di due buone prestazioni offerte contro due squadre importanti come Polonia e Francia? No, è lecito, e l'accontentarsi non significa essere leggeri, superficiali, bisogna essere realisti. Penso che tutti quanti, tutti quelli che ci vogliono bene e possono analizzare il lavoro che stiamo facendo e il gioco che stiamo esprimendo, debbano essere contenti. Per cui è chiaro che noi giochiamo per fare i punti, ma soprattutto a livello di nazionale i punti arrivano con la crescita di tutto il movimento, con la crescita dei singoli giocatori, del livello del campionato e chiaramente con una nazionale che gioca bene. Noi ce la mettiamo tutta per far sì che in campo internazionale andiamo con una giusta mentalità, e questo non è da poco, perché poi vediamo altri risultati che appunto sono dettati da comparse e poi anche da un livello di gioco che a noi confà, cioè che dove siamo più performanti, per cui non è un accontentarsi, è realismo. In vista di Italia-Lettonia, Lettonia-Italia, invece, entrando proprio nel concreto, che cosa ci hanno detto queste due partite con Polonia e Francia? Beh, tutto adesso sarà rivolto per cercare di vincere le partite con la Lettonia e la partita in casa con la Polonia, se vogliamo avere chance di qualificazione, per cui non dovrà cambiare tante cose, perché questo è il nostro gioco, dovranno cambiare alcune situazioni, recuperare degli infortunati, soprattutto Bortoli nella posizione di terzino destro, cercare di far sì che un Bulzamini arrivi a marzo bene in forma per poter giocare anche in attacco con più minutaggio, in quanto da specialista difensivo è necessario che lui sia sempre di questo livello in difesa almeno. Per cui ci aspetta, ecco, che ogni giocatore faccia del proprio, recuperino, e noi studiare le partite e cercare di affrontare la Lettonia preparati come primo step. Prima di entrare ancora più nell'argomento, resettiamo, riavvolgiamo il nastro, vediamo cosa
è successo in questa settimana, aperta settimana, pochi giorni più che una settimana, prima la gara con la Polonia, poi soprattutto la gara contro i campioni del mondo della Francia. Nessun punto, ma segnale incoraggiante in vista delle sfide, quelle sì decisive, della primavera prossima. L'Italia perde 40-29 a Pescara contro i campioni olimpici della Francia nella seconda sfida ravvicinata del gruppo 8 di qualificazione a Euro 2024. Gli azzurri erano stati superati lo scorso 13 ottobre a Katowice anche dalla Polonia 30-23. Il risultato conclusivo in un girone che dopo i primi due incontri ha confermato i pronostici e la forza di francesi e polacchi, senza dubbio le favorite per il passaggio del turno. Niente compromesso comunque in ottica qualificazione, e anzi la nazionale riporrà tutte le sue speranze nella doppia sfida di marzo contro la Lettonia, anche lei rimasta a secco dopo i primi 120 minuti previsti dal calendario. In quell'occasione contro i lettoni sarà fondamentale blindare il terzo posto per poi giocarsi tutto nel confronto interno ad aprile contro la Polonia. La formula infatti assicura la qualificazione anche alle quattro migliori terze tra tutti i gironi in una speciale classifica composta tenendo conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda dei singoli raggruppamenti. Contro la Francia, oro olimpico a Tokyo e sei volte campione del mondo, a Pescara l'atmosfera è quella delle grandi occasioni. Azzurri subito spigliati, senza timori reverenziali e bravi a partire bene con l'iniziale vantaggio 6-3 che scalda l'ambiente. Sfida in equilibrio fino al ventesimo con la parità raggiunta dagli ospiti sul 10-10. Poi Francia in fuga, parziale di 6-0 e 19-13 di fine tempo viatico per controllare la seconda mezz'ora. Migliore tra gli azzurri il capitano Andrea Parisini, top scorer della partita con 7 reti. Esordio casalingo da ricordare per il 17enne Tommaso De Angelis. L'ala proveniente dall'organico del Campus Italia segna due gol e si regala un pomeriggio indimenticabile. Allora abbiamo rivisto alcuni dei momenti salienti della partita di domenica. Intanto, insomma, è giusto sottolineare un dato, no, Riccardo? Tanto la Francia quanto in precedenza la Polonia hanno affrontato l'Italia con grande rispetto, grande considerazione prima, e poi mi pare che anche al termine delle due partite abbiano confermato, insomma, in qualche modo giudizi anche molto lusinghieri nei confronti della pallamano italiana, di questa squadra nazionale. È verissimo, il rispetto non ti fa qualificare. Questo sì, purtroppo. Ma è il primo passo, per cui quando tu vedi che la Polonia e la Francia portano i migliori giocatori a giocare contro di noi fin dall'inizio, fin dal primo minuto, sono lì sul pezzo, vuol dire che hanno visto le altre partite, hanno visto appunto le annate precedenti di questa squadra. Il rispetto, devo dire, verso la pallamano italiana è cambiato anche grazie alle nazionali e soprattutto alle nazionali giovanili. Questo lo riscontriamo ogni volta che andiamo ai vari campionati o nei vari tornei internazionali. E devo dire anche che oltre al rispetto c'è contentezza da parte delle persone addette ai lavori appunto della pallamano, perché l'Italia è un grande paese ed è bene che stia ai primi posti nella pallamano europea. Come ho detto prima, ci vuole del tempo, ma tutti fanno il tifo per noi. La Polonia è battibile? Serve la partita perfetta? Serve quel primo tempo da incorniciare? O insomma, quali sono gli ingredienti per affrontare, dopo la partita di andata, dopo che l'abbiamo vista, per affrontarla in casa? Serve la partita perfetta, e non è per piangere, ma perché l'ho vista in campo molto diversa rispetto ad altre nazionali come la Bielorussia, per esempio, che ha più nomi, qui ha una buona rosa e soprattutto un buon impianto difensivo. Però devo dire che noi abbiamo grandi margini di miglioramento rispetto a quella prima partita. Non si può pensare di vincere una partita con 40 minuti di ottimo gioco, bisogna curare di più tanti altri aspetti che purtroppo abbiamo lasciato in secondo piano o sono andati male in questo frangente. Per cui noi sappiamo che ci vuole la partita perfetta, sicuramente anche noi è concesso di sbagliare, però siamo fiduciosi. Quando noi diciamo che andiamo in Polonia per cercare di vincere e magari poi subire qualche critica, però di fatto è la verità, noi ci crediamo veramente, noi lavoriamo per vincere e chiaramente adesso ti rispondo che noi spetteremo ad aprile
una Polonia che non lo so quanto sarà agguerrita, ma noi lo saremo sicuramente. Sarà importante, come sottolineava Riccardo Trillini, che questo gruppo cresca nel corso della stagione. Lecito attendersi anche qualche piacevole conferma, perché ad esempio il livello espresso dal capitano di questa squadra nazionale, Parisini, sia contro la Polonia che contro la Francia, è un livello molto alto. Ascoltiamolo in queste interviste e poi ne discutiamo con Riccardo Trillini. Che sensazione ti lasciano a livello di progressi di gioco queste due partite con la Polonia, soprattutto per i primi 35 minuti, e anche contro la Francia, dove al di là del punteggio si sono visti sprazzi di bella palla a mano? Penso che sicuramente, se pensiamo che non abbiamo avuto praticamente allenamenti per prepararci a questa nuova difesa che abbiamo fatto da 5-1, sono molto positivo, perché abbiamo messo in difficoltà una squadra come la Polonia. Stiamo parlando di una delle prime 12 al mondo. E ovvio, poi stiamo parlando anche di giocatori che giocano a Champions, così, quindi non è che per 60 minuti riesce a sorprenderli. Però abbiamo tenuto, e anche in Polonia penso che 6 contro 6 non sono riusciti a farci gol così facilmente. Anche lì, palle perse, qualche tiro forzato in uno in meno. Loro hanno fatto 3-4 gol in porta vuota, più qualche contropiede, e lì è la differenza di 7 gol. Penso che sia con la Francia che con la Polonia, se vogliamo, abbiamo limitato i danni, perché la differenza reti non è così importante. E negli altri gironi penso che non ci sono state sorprese per ora, quindi per le prime quarto, migliori, terze è ancora tutto aperto. E come ho detto, adesso sicuramente queste due partite ci hanno insegnato molto, ci hanno insegnato che questi giocatori, questi 16-18 con quelli che non hanno giocato, sono giocatori che hanno gli attributi, che non lasciano mai, e questo secondo me ci aiuterà molto per il futuro. Molto deciso, molto determinato, anche molto fiducioso Parisini. Credo che questo sia anche un messaggio importante, no Riccardo? Lanciato dal capitano degli Azzurri. Sì, il nostro capitano in queste due partite ha veramente condotto la squadra dal punto di vista agonistico e tecnico verso un buon gioco. Voglio sottolineare veramente che lui è un pivot moderno, perché oltre a saper attaccare e difendere, corre anche, sta avanti a tutti nel nostro gioco veloce, per cui ha finalmente passato il periodo negativo di un paio di anni fa, e ora è un leader non solo fuori dal campo ma anche dentro il campo. Come ha detto lui, affrontiamo giocatori che giocano, non solo sono i migliori al mondo, ma giocano in Champions League, per cui abituati a un certo tipo di partite. E questo deve un po' spronarci all'orgoglio quando giochiamo in queste partite, perché l'ho già detto ai ragazzi, secondo me c'è una profonda ingiustizia di base. Non è possibile che noi giochiamo in questa maniera e i nostri giocatori, per esempio quelli che sono all'estero, non fanno fatica ad arrivare in Star League come lo ha fatto Parisini. Io penso che i nostri ragazzi, a partire da Bronzo, i gemelli Mengon, Savini, meritano categorie, meritano palcoscenici di più alto livello. Non esiste che tutti i giocatori polacchi o giocano in Bundesliga, in Star League o in Champions League, e i nostri invece fanno fatica e giocano in Pro League in Francia. Assolutamente sì. Parlava Capitan Parisini anche dei risultati maturati negli altri gironi. Ricordiamo che per accedere alla fase finale della competizione continentale non basta, quella è la condizione sine qua non, battere la Lettonia, classificarsi davanti alla Polonia, quindi al terzo posto, nella peggiore delle ipotesi, ma occorre far punti anche contro una tra Italia e Francia. Negli altri gironi, Matteo? Negli altri gironi per il momento ci sono stati solamente due risultati che in qualche modo possono influire sulla classifica delle migliori terze, o almeno potenziale. Sono state giocate solamente due partite, riguardano in questo momento il gruppo 4 e il gruppo 5, dove sia l'Ucraina che la Grecia sono riuscite a muovere la loro graduatoria, quindi in questo momento a centro classifica. Sono due gironi in cui Austria e Croazia sono rispettivamente a punteggio pieno, ma Romania e Ucraina sono entrambi a due punti nel gruppo 4, Olanda e Grecia, appunto gli ellenici hanno battuto a sorpresa direi gli olandesi, sono entrambe appaiate a quota 2 punti. Nel gruppo 4 ci sono anche le Faroe, che in questo momento hanno 0 punti, ma sono una squadra che può giocarsela fino alla fine. Chiaramente è ancora presto, perché bisognerà vedere che cosa succederà poi a marzo e chi
si approprierà del terzo posto, certo. No? Per capire chi rientrerà in questa classifica, però questi sono comunque risultati che rischiano in qualche modo di influire. Comunque le migliori terze sono 4. Poi ci penseremo a questa possibilità, intanto bisogna fare risultato contro la Lettonia, ma poi avremo tempo, modo e spazio per ragionare anche sul prossimo impegno degli azzurri. Una gratificazione internazionale, a proposito di gratificazioni internazionali sempre abbastanza parche nei confronti dell'Italia, è arrivata, no? Beh, abbiamo detto che è stata una bellissima partita, abbiamo detto che c'è stato tanto bel gioco e in effetti nella top 5 goals del secondo turno delle qualificazioni Euro 2024 c'è anche un gol italiano alla posizione numero 5 ed è la volante, che peraltro è una soluzione che l'Italia utilizza molto spesso, quindi c'è in quasi tutte le partite della nazionale questo tipo di azione con Pablo Marocchi. No, farla contro la Francia tanta roba. Credo che anche l'atmosfera abbia aiutato poi alla scelta del gol, alla posizione numero 5, come dicevamo, assist di Marco Mengone, gran gol poi di Pablo Marocchi che raccoglie il pallone con una mano. Dico anche che abbiamo aggiunto, ci siamo presi la libertà di aggiungere una sesta azione sempre dell'Italia che è stata veramente spettacolare, forse ancora più spettacolare di quel gol. Intanto abbiamo visto la numero 4 con l'Ucraina, con Turchenko, alla numero 3 la Turchia che non ha fatto punti con Halil Özdur, però ha trovato questo gran gol in girella. 0 punti in questo momento per i turchi insieme al Lussemburgo nel gruppo 1. E poi qui parliamo invece di grandi squadre, i campioni europei in carica della Svezia con Albin Lagergren, Svezia che gioca la European Cup, non le qualificazioni agli europei, European Cup che viene disputata dalle formazioni che ha vinto gli europei, da chi ospita la manifestazione e insomma dalle squadre, dalle prime tre squadre degli ultimi campionati europei. E alla posizione numero 1 una volante anche in questo caso, quindi avevamo iniziato con una volante, finiamo con una volante, segna Bjørnsen per quanto riguarda la Norvegia. Dicevo che abbiamo aggiunto un'azione, adesso la vediamo insieme. Dopo questo rallenti dedicato ancora alla posizione numero 1 di Bjørnsen, ed è il salvataggio sensazionale di Jack Savini a un quarto d'ora dalla fine della partita. Qui c'è veramente tutto, c'è spirito di sacrificio, c'è dedizione, c'è atletismo, c'è tutto in questo salvataggio di Jack Savini nel tentativo porta a porta contro la Francia. Riprendo una frase che è partita in telecronaca tra me e Pierluigi Di Marcello: io Jack Savini al fantapalla a mano lo metto sempre in squadra, sempre, lo metterei sempre in squadra. È significativo, no? Al di là del gesto atletico, Riccardo, è significativo una partita che peraltro era già così dal punto di vista del risultato già decisa, che un giocatore, insomma, un atleta della nazionale si prodighi in un salvataggio del genere. Questo è, insomma, credo che vada oltre il gesto atletico vero e proprio, il significato di questo volo. Ma in realtà è molto più semplice: quando giochiamo a calcetto lui sta in porta, quindi per lui è facile. Aspettava allora il momento per esibire le sue doti acrobatiche, insomma. No, a parte gli scherzi, tu hai parlato delle qualità di questo ragazzo che sono encomiabili, sono un esempio per tutti i giocatori. Come vedete io lo chiamo sempre, anche quando non sta bene in campionato, e troverà sempre un posto, perché oltre a essere duttile dal punto di vista tecnico, ha un cuore immenso e una semplicità, un'umiltà fantastica, per cui troverà sempre un posto, e sono contento che queste qualità vengano apprezzate. Allora, prima di fermarci e insomma introdurre anche l'argomento relativo al massimo campionato, soltanto una parentesi, no? Perché a gennaio Casa della Pallamano Chieti ospiterà il girone di qualificazione Under 21 per la fase finale dei mondiali, quell'obiettivo che è sfumato proprio di pochissimo proprio in Portogallo. L'Italia si ripresenta una nuova occasione, una nuova chance, Italia che ospita questo raggruppamento a 4. Ecco Matteo, insomma, sarà anche quello un momento molto importante. Non è poco intanto ospitarlo, perché sembrava invece che questo raggruppamento dovesse finire in Polonia, e invece poi la Federazione Europea ha valutato positivamente la candidatura della Casa della Pallamano, la candidatura della FIGH. Sono due gironi, uno da 4 e uno da 3 squadre. Su questo ci sarebbe da dire, perché l'Italia è la migliore delle squadre. È la prima tra le escluse ed è finita nel girone da 4 per quello che la Federazione Europea ha definito snake system, abbastanza particolare come meccanismo. Italia che affronterà la Croazia, il Montenegro e Israele. Sono tre squadre che l'Italia
tra gare ufficiali e amichevoli ha sempre battuto almeno una volta, oppure nel caso della Croazia gli ultimi europei le due squadre hanno pareggiato, l'Italia che aveva vinto in amichevole, si giocherà a gennaio. Per passa solo la prima. Passa solamente la prima, dei due gironi sono due raggruppamenti, uno da 4 e uno da 3 che non si incrociano mai in realtà, sono due tornei a sé stanti e quindi bisognerà vincere il girone per qualificarsi ai campionati mondiali. Dunque appuntamento a gennaio, casa della pallamano con la nazionale Under 21, ora ci fermiamo. Riccardo, ti salutiamo, ti auguriamo buon lavoro, tanto lavoro da portare avanti con il Campus Italia, con le squadre nazionali. Mi pare che insomma un pizzico di fortuna, quella che sempre manca puntualmente nei sorteggi e negli abbinamenti, ma insomma bisogna avere grande determinazione perché prima o poi il risultato arriverà. Sicuramente, ringrazio tutti quanti voi. A presto. Ciao. Ciao Riccardo, ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa e poi ci soffermeremo in quest'ultima parte della trasmissione, pochi minuti che ci separano dalla sigla finale, sul massimo campionato maschile e femminile. Nel 2023 gli internazionali BNL d'Italia raddoppiano. Ecco due settimane di torneo e tabelloni a 96 giocatori. Sarà un foro italico sempre più straordinario. Non puoi mancare. Compra subito il tuo biglietto. Esauriti gli impegni con la nazionale azzurra, ritorna il massimo campionato, in verità è già ritornato perché si è già disputata una partita, era un recupero e insomma da questo punto di vista le sorprese non sono mancate. Assolutamente, anzi con credo una specie di record, perché è arrivato il pareggio intanto tra Secchia Rubiera e Raimon Sassi, e già di per sé questo è un risultato sorprendente almeno per i punti in classifica delle due squadre alla partenza, alla vigilia. Ma non solo, Secchia Rubiera ha piazzato un 5-0 di parziale recuperando 5 gol di vantaggio del Sassari in 2 minuti e mezzo al termine della partita, quindi c'è chi come il tecnico Luca Galluccio a fine partita era particolarmente felice e chi invece era molto arrabbiato come il direttore sportivo del Sassari Andrea Giordo. Ascoltiamo. Sì, incredibile, perché essere sotto di 5 a 2 minuti e mezzo dalla fine penso che non si sia quasi mai visto, adesso non lo so, non mi viene niente da come a Marcord, però è stata veramente una bellissima partita. Rubiera ha giocato con carattere e ha giocato bene, perché come dico sempre ai ragazzi, il carattere da solo non basta, poi in campo bisogna mettere delle idee, qualcosa, e stasera queste sono mancate in un frangente del secondo tempo, che è quel frangente che ha permesso a Sassari di prendere il largo. Dopo cosa è venuto fuori? Il carattere e la voglia di non perdere. Abbiamo la prova provata, adesso basta, non ci sono scuse, che noi possiamo giocare. Forse a nome di roster delle squadre, senza forse, ci sono sopra, però noi abbiamo dei principi, dei giocatori che possono mettere in difficoltà più o meno tutti. E adesso non cambia niente, nel senso che noi dobbiamo confermarci ogni sabato. Non ho mai visto una partita di pallamano dove sei più 5 a 2 minuti e 20 dalla fine e prendi un parziale di 5-0. Quindi la partita è finita a 10 minuti, faccio veramente fatica a spiegarti cosa possa essere successo. È successo che abbiamo buttato via una partita, che ci siamo suicidati. Eloquente il commento di Giordo, ci sarà da riflettere su questo pareggio, ma su entrambe insomma le sponde, perché come giustamente diceva Galluccio, ora basta con gli alibi, abbiamo dimostrato di poter valere qualcosa in più di una posizione di bassa classifica e bisognerà confermarlo a cominciare proprio dal prossimo turno. Intanto diamo uno sguardo alla classifica, Matteo. Vediamo la graduatoria che ereditiamo dopo questo pareggio tra Sassari e Secchia Rubiera, anzi tra Secchia Rubiera e Sassari. C'è una sola squadra a punteggio pieno, quella ce l'avevamo già prima della pausa, che è il Bressanone, 10 punti, poi Bolzano, Fasano, Conversano tutte a 8 punti e a seguire il gruppo formato da Merano e Sassari, il piccolo gruppo formato da Merano e Sassari, e via via tutte le altre in questa classifica, dalla quale si ripartirà dunque per la prossima giornata, il prossimo turno. Vediamola anche in questo
questo caso con l'aiuto della grafica, c'è chiaramente una partita su tutte le altre, che è anche la partita inaugurale di giornata al Peria Merano contro Conversano, gara molto molto interessante. Non solo, però, in coda c'è anche Banca Popolare Fondi Romagna, che l'anno scorso aveva assegnato la Coppa Italia di A2 e invece sarà la sfida salvezza di questa nuova settimana di Serie A Gold. Cassano Magnago Pressano, Campus Italia in trasferta contro la Raimond Sassari, Bricks & Carpi, Sidea Group Fasano Secchia Rubiera e Bolzano Albatro. Ovviamente ne parleremo, riposizioneremo il nostro focus sul massimo campionato maschile e femminile nel prossimo appuntamento di Handball Mania. Chiudiamo con la Serie A femminile, che riprende a pieno regime, no? Dopo insomma alcune settimane trascorse con la concomitanza di impegni europei, Europa che non ha portato granché bene, anzi ha portato malissimo le squadre italiane, tutte eliminate, e poi insomma si potrebbe ragionare nel dettaglio sulle singole eliminazioni. Fatto sta che ci si rituffa in campionato, vediamo quali match ci attendono nel prossimo fine settimana. E questo è il prossimo turno in programma, con Brix Sud Tirol, Cassa Rurale Pontinia, che è la sfida chiave di questo sabato, AC Life Salerice Cassano Magnago, Mezzo Corona Iomi Salerno, poi Teramo che affronta la Casal Grande Padana, la ammazza grandi del campionato, claro, dopo che nel fine settimana scorso ha battuto Erice e aveva già battuto sempre al Palacheope Bressanone, Padova Alibest Espresso Mestrino, il derby patabino, e Tusce Prato Secur Fox Ferrara. Bene, è tutto per questo appuntamento. Matteo Aldamonte, ringraziamo ancora Riccardo Trillini che è stato in nostra compagnia, Sabina Alessio in redazione. Ci ritroviamo settimana prossima. Arrivederci.